Iniziamo subito con l'Europa League, poi ovviamente il tema Juventus è quello più caldo, però per parlare di quello che è successo in serata, i fischi quando a San Siro sono stati inquadrati Icardi e Vandanara, l'Inter vince facilmente 4-0, il Napoli 2-0 con lo Zurigo, quello che devono fare l'hanno fatto, Alfredo Pedulla il punto e tra poco grazie alla nostra regia affidata a Pietro Rabita con Pierluigi Vallone, il coordinamento di Alessio Milone, Paulino Marra e Fabio Cavanna, vedremo anche tutti i risultati dell'Europa League. Alfredo, una bella fotografia su questa, sì, questa giovane di Europa. Non c'era pathos. Non c'era pathos, non c'era tessere, una pratica già sbrigata, bisognava soltanto assolvere l'ordinaria amministrazione, 6 gol, 2 del Napoli e 4 dell'Inter. E domani aspettiamo il sorteggio, anche Chelsea e Arsenal hanno superato il turno. Credo che Napoli e Inter, giocando al massimo della concentrazione, sfruttando il potenziale, il Napoli ha già sbagliato diversi gol, possono arrivare fino in fondo e forse sull'Europa League quest'anno avremo la possibilità di giocarcela fino alla fine. C'è un panorama molto competitivo, come dice Emery, vince, lui che l'ha vinta per 3 volte di fila, vincerle dura, però se lo dice lui significa che comunque l'equilibrio credo che possa anche portare una delle due italiane fino in fondo. Si va agli ottavi di finale, la Lazio va a casa, vanno avanti invece l'Inter e il Napoli, possono arrivare fino in fondo, Luca Serafini, secco proprio, vai, sulla assolutamente ruota. Assolutamente sì. Sì, possono arrivare fino in fondo, l'ha detto anche Spalletti. Sì. Nicola Binda della Gazzetta. Ah, la speranza è sicuramente quella, se siamo italiani. Il sorteggio libero, è l'unica incognita che possono finire una contro l'altra. Mm. Sì, beh, almeno una delle due avanti, però. Facciamo capitare più avanti possibile. Chiedere mezzo pieno. No, però ti dico, la speranza è quella, ma io non mi sento così ottimista. Non siamo me. Ottimisti. Secondo me al confronto col grande calcio europeo noi siamo ancora indietro. Rakitic, Godin, Alfredo, il punto sul mercato dell'Inter che a quanto pare già si pensa, ma ovviamente, il nome al futuro. Il nome di Rakitic è un nome che circola da almeno 3 settimane, non da ieri oggi. C'è una clausola trattabile, la clausola è alta, da 125 milioni, ha un contratto ancora lungo, guadagna circa 5,5, ma l'Inter può offrire di più. La differenza rispetto a Modric è che l'Inter si è mossa pesantemente con l'entourage, non mi risultano incontri col Barcellona, che evidentemente ci saranno. Dobbiamo seguire un'altra traccia, che il Barcellona ha preso De Jong e che ha in pugno Rabiot a parametro zero, penso che si libererà dal PSG, e quindi già Rakitic voleva andare via prima di De Jong, figuriamoci adesso. È croato, ha le caratteristiche e le stimmate del fuoriclasse, è il tipo di calciatore che l'Inter cerca, a livello di ingaggio alzati da 5,5 a 6,5 non sarebbe un problema, sulla clausola si può trattare, una cosa che può diventare concreta quando Inter e Barcellona si incontreranno. Sono contento di aver segnato, di aver contribuito alla vittoria e soprattutto che si è riusciti a passare il turno. L'urna è casuale, quindi non lo so, non mi aspetto una squadra che affronteremo qualsiasi essa sia e l'affronteremo da Inter come giusto che sia e al massimo della forma. Ma no, non lo so cosa aspettarci, ma noi dobbiamo solo pensare a giocare, perché a tutte le altre faccende se ne occuperà Mauro e la società e l'allenatore, insomma è giusto che sia, noi dobbiamo solo concentrarci su quello che dobbiamo fare, perché già è molto complicato e non possiamo distrarci per altre vicende. Ecco. Sì, sicuramente questo passaggio del turno era importante, insomma era un obiettivo e l'abbiamo conseguito, però il percorso è lungo, soprattutto in campionato dove le altre squadre insomma sono lì pronte a superarci, noi non dobbiamo far sì che questo avvenga, quindi già da domani dobbiamo pensare alla Fiorentina. 6 gol italiani in Europa League, ordinaria amministrazione, perché l'Inter aveva ipotecato all'andata contro il Rapid Vienna, il Napoli a maggior ragione a Zurigo, però la concentrazione è sempre importante e nella serata di San Siro, la serata dei fischi con Mauro Icardi in tribuna con Vandanara, dei fischi per Icardi, chiaramente l'Inter ha tenuto la concentrazione giusta. E se vogliamo trovare un motivo di interesse da giudicare dopo la prestazione contro gli austriaci, sicuramente la prova di Perisic. Perisic che fino a 2 settimane fa sembrava quasi un appestato, doveva andare via, era quasi sul mercato, l'Inter ha resistito, ha creato le condizioni irremovibili per cedere, nessun prestito con diritto di riscatto, dopo il mercato bisogna dare a Perisic quanto appartiene a Perisic, ovvero si è rimesso in riga, ha giocato da Perisic, ha fatto un grande gol, ma aveva già evidenziato nelle precedenti partite la
sua voglia, la volontà di dare una mano all'Inter. Il Napoli ha segnato poco in rapporto a quanto creato, Verdi è un asse per chiudere la pratica con lo Zurigo, ma il Napoli avrebbe potuto segnare almeno 3 o 4 gol in più, ha dimostrato comunque di tenerci all'Europa League. Adesso entriamo nel vivo con il sorteggio, perché il sorteggio cercherà di fare, farà sicuramente una selezione. Siamo dell'idea che Napoli e Inter possono arrivare fino in fondo, è una manifestazione con squadre importanti, con l'Arsenal e il Chelsea un po' incerottato alle polemiche che però ha passato il turno agevolmente, l'Arsenal che ha recuperato col Bate Borisov, mine vaganti, il Siviglia che è abituato a vincere, a giocare, a vincere questa manifestazione, però l'Europa League quest'anno può essere un discorso italiano, almeno fino in fondo, almeno arrivare in semifinale o in finale, sono le caratteristiche di Napoli-Inter, soprattutto del Napoli che a livello europeo ha già avuto una trasmissione dei dati importanti da parte di Ancelotti.